Ciao ragazzi, ben ritrovati. Real Inter Football qui a cercare di creare del calcio interstellare per voi. Siamo ad un passo dalla seconda divisione dopo un filotto di vittorie bello prepotente. Vediamo chi sarà l'avversario di oggi che potrebbe darci la possibilità di salire in seconda con un'esperienza per adesso alquanto direi tranquilla. Una sola sconfitta per ora. Bisogna vedere, ma siamo solamente in terza. E comunque la prima fascia. Andiamo a vedere nelle partite anche direi piuttosto belle. Già 121esimo al mondo, ma è in seconda divisione. Questo vi fa capire parecchio. Inter Uruguay. Abbiamo buona formazione, Miki in formissima, Bastoni peccato, c'è Sanchez anche in formissima, vediamo l'avversario, immaginavo, una formazione clamorosa con Baggio, Rummenigge davanti, a centrocampo abbiamo Rijkaard, Vieira insuperabili e c'è anche Gullit a trequartista, Öineb come trequartista anche tra i nuovi, difesa storica, Bergomi, Maldini, Araujo, Koulibaly e Schmeichel in porta. Mamma mia ragazzi, altro che promozione. Allora, noi mettiamo innanzitutto le marcature sui due trequartisti che sono da un lato Öineb e dall'altro dovrebbe essere Gullit. Sono i Mar SP? Sì, ne ha abbassato uno. E poi ho messo anche Makelele nel caso mancasse qualcuno. Io ragazzi, quanto mi manca Bastoni adesso? Metto Darmian. Devo mettere Darmian, ragazzi, senza sì e senza ma. Aslan in formissima e lo voglio premiare. Per il resto direi che ci siamo. La scelta è solo fra Sanchez e Lautaro. Non lo so, ragazzi. È dura. È dura andare dal Nigno, onestamente. Lasciamo l'Audi, ragazzi. Non si può togliere l'Audi in una partita così importante. Carlos Augusto è ok. Neymar, Rummenigge. Ma che delle CC? 87, perché così poco poi? Sarebbe strano. Non più Vieira, ma vediamo. Di sicuro quello che sappiamo è che il nostro avversario ha solo l'imbarazzo della scelta. Questo è poco, ma sicuro. E l'Inter a cominciare contro l'Uruguay, si parte. I giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Mamma mia, Rijkaard, bravissimo in copertura. Ma che è partito a centrocampo intanto. Bravissimo Darmian a fermarlo. No, Ciala, perché non ci sei arrivato? Che bravo Darmian, poi un po' di confusione, ma la palla alla fine è per l'Inter. C'è la che si distende. Parte l'Audi, ma c'è la copertura preventiva di Rijkaard, precisa. In avanti a cercare Öineb, anche alto tra l'altro. Che mamma mia, che Rijkaard ragazzi. Giocata difensiva di grande spessore. Hanno gestito davvero male il contropiede. Per Miki, in avanti per Thuram. Indietro, Miki, non può sbagliare Miki, non può sbagliare Miki, è 1-0 Inter. Che gran giocata di Marcus Thuram. No, che erroraccio. Ragazzi. Addirittura festeggia, ma ci fa... Errore mio. Bisognava spazzare più in fretta, peccato. Dai Miki, metti un bel cross al centro. Sta arrivando l'Audi. Senza parole qui.
Abbiamo provato a spostare il portiere. L'unica cosa che si poteva fare. L'unica cosa che si poteva fare. È 2-1 per l'Uruguay. Peccato perché era cominciata molto bene. Auti! Non cambia direzione nel momento giusto. Poi Aslani che anticipo. No, no, ragazzi, spiegatemi questo. No, ragazzi, vi prego, che cos'è? Che cosa è successo? Non ha senso quello che ho visto. E allora Aslani? Anche lui ha incespicato sul pallone. Miki ancora! Ancora Miki che si infila! Che partita! Che partita, ragazzi! Dai, darmi un torno indietro. Bravo! Dima che capisce tutto. Ci arriva Cannavaro. Che poi... No, raga, dai. La recuperiamo, ma incredibilmente la perde. Poi il passaggio per Lautaro! Che partita! Che partita! 3-2! 5 gol in meno di mezz'ora! Andando a recuperare una palla preziosa. Poi devi anche essere bravo a ripartire con rapidità. E lì hanno davvero fatto la differenza. Ancora per... Ciala! Bello anche questo. Questo invece è molto bello come gol. Questo è molto bello come gol. Belle azioni, belle giocate. Molto più bello degli altri due con Rummenigge. Che vabbè, perché la difesa. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi, ma che gol è? Tutta velocità, ancora Miki che sta facendo una partita assurda. Ma che peccato, qui Ladi che fa un grande anticipo. Mamma mia. Andiamo un attimo di calma. Bella questa azione con Miki. Non è fuori gioco. C'è Dumfries murato al momento del cross. Calcio d'angolo per l'Inter. Mamma mia. Ah, veramente. Che partita, ragazzi. Vai, Pavar. Toh. Ciala. A calciare. Mamma mia. Che bravo Aslani. Qui bravissimo Bergami. Sommer che rilancia. Fa giocare un Ciala. Non pronto, attenzione a Rummenigge. Morato da Devrè poi a Dumfries, diciamo, senza cincischiare. Bravo Duturam. E allora per Mkhitaryan ancora da Marcus. Ma c'è Rijkaard che fa una chiusura incredibile. Oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist man. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Mamma mia, ha avuto un po' lo stesso problema che ha avuto Turam prima, che ha incespicato sul pallone. Diciamo che siamo uno pari per sciocchezze del gioco. Bella questa palla lunga a cercare. Ci saranno 3 minuti di recupero. Darmian prova a giocarla in profondità. Di Marco. Non funziona questo punto. Attenzione che siamo scoperti adesso. Non manca molto alla fine ormai. Neymar. Bravissimo Darmian. Bella la chiusura. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio riuscito. Bravo Bergami, che chiusura qui. Che chiusura di Bergami. Tripletta di Rummenigge. Scatenato. Mamma mia. Adesso è Rummenigge contro Mkhitaryan, che sta facendo una prestazione clamorosa. Un primo tempo fantastico. C'è da aspettarsi.
muoversi molto anche nei prossimi 45 minuti. Una partita veramente bellissima, ragazzi. Il mio avversario forse starà cambiando qualcosa. Non so perché mettere quel Machiavelli centrocampista 87. Vi devo dire la verità. Io Neymar non l'ho visto proprio. Non l'ho visto proprio Neymar. Ma non so se è perché l'ho preso alla partita. Ditemi voi nei commenti se invece l'avete visto. Mi sto solo flashando io. Mamma mia. Bravo qui con freddezza. Dovrei per Dumfries. Fa vedere ancora Mkhitaryan. Di nuovo per Dumfries. Che guadagna il fondo. Il cross al centro. Murato. La rimessa tale per l'Inter. Ancora un gran recupero di Verà. Addirittura la palla è sua. Oh, oh, oh no, ragazzi, no. Attenzione che se parte non lo prendiamo più. Bravo Dima che spazza. Bravo Lauti. Non era per lui. Peccato qui, eh. Fermato. Poi Ciala ancora per Lautaro. E qui c'è la prevedibile. Bravissimo Öineb. Mamma mia che buchi. Mamma mia Dumfries che salvataggio sulla linea. Ma che gol che ha fatto qui. Non so chi. Leao mi sa che è entrato. Non so che è successo, ragazzi. Non so che sta succedendo. Spero che non sia la mia connessione. No! No, ragazzi! Ma perché? Tra l'altro ho tantissimi punti. Ma la vittoria più bella... Cioè, non avevo detto la vittoria, perché eravamo in pareggio. Ma la partita più bella, finita così... Ma no, ma no, ma non si può finire così. A parte c'è anche Cantona, appena entrato Leao, c'ha Baggio in panchina. Ma no, ragazzi, no, io non voglio, è bruttissima così. Brutto, brutto, io penso abbia avuto qualche problema di connessione. Ma che peccato, ragazzi, no. Veramente no, avrei voluto continuarla sta partita, era una partita stupenda. Non può finire così, ragazzi, che peccato. Mi dispiace un sacco, spero di rincontrarlo presto questo avversario. In ogni caso noi siamo arrivati in divisione 2, ragazzi. Siamo in divisione 2 e niente. Mi sa che la chiudiamo qui perché ci sono rimasto troppo male. Troppo male, ragazzi. Veramente troppo male. Una partita stupenda, stupenda. Veramente una delle più belle sul canale. Forse nella top 3 sicuro. Forse qualcosina in più. Mamma mia ragazzi, che partita. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Io vi ringrazio per aver guardato e ci vediamo alla prossima.